Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games. Papam! Io sono Valfair, il signore dei giochi, e bentornati gente, bentornati su Fallout 4. Allora ragazzi, eccoci qui per continuare con il DLC Automator, ma prima di andare vi darò dei dettagli più dettagliati, quindi dei dettagli dettagliosi, se così si può dire, sui robocervelli, cosa abbastanza inquietante. Allora, come accennavo all'episodio precedente ragazzi, i robocervelli sono dei robot con un cervello organico, un cervello umano ragazzi per l'esattezza, che non è stato messo lì così a caso, è stato preso con la forza da delle persone che non potevano reagire e è stato infilato all'interno del robot per mantenere almeno un minimo del briciolo di intelligenza organica, quindi intelligenza umana, e utilizzarla nel robot per creare una specie di soldato creato in laboratorio. Ora, più avanti, vedrete, quando arriveremo nel covo del meccanista, questa cosa. Vi dico solamente, ragazzi, un piccolo spoiler, quindi mandate avanti di pochi minuti il video se non lo volete sapere. Chi ha creato i robocervelli? Chi ha fatto questi esperimenti? Ebbene, ragazzi, l'enclave, perché l'enclave esisteva da molto prima della caduta delle bombe, ma molti ancora non lo hanno compreso. Gli indizi ci sono tutti, ragazzi, basta solo osservare. Comunque sia, detto questo, nuovo automatron, crea testa, testa di Jazbel, ok, gli mettiamo questa testa qui, dovrebbe andar bene e si può momentaneamente accontentare. Allora, interessante, questo corpo che hai scelto per me non era come mi aspettavo, ma me lo farò bastare. Sarcasmo. Perdonatemi, vostra altezza. Il sarto reale era gravemente malato e l'ingrato compito è toccato a me. Se stai cercando di usare il sarcasmo come tattica intimidatoria, sappi che stai solo perdendo tempo. Ascolta, è ovvio che non ci andiamo a genio. E a me sta bene, non fraintendere. Ah, perciò, perché non mi chiedi quello che vuoi sapere, così posso finalmente andartene? Allora, il meccanismo. Dimmi tutto quello che sai sul meccanista. Oh. Meccanista, mi ero impappinato ragazzi, scusate. Eccezionalmente in gamba con la programmazione. Un genio dell'elettronica. Dici tutto. Il tuo interesse non mi sorprende. Per molto tempo ho eseguito le istruzioni del meccanista per aiutare la gente del Commonwealth. Difficile da credere. Lo trovo alquanto difficile da credere. Non capisco perché. È molto semplice. Il meccanista mi ha ordinato di trovare e aiutare la gente del Commonwealth. Secondo i miei calcoli, il modo più semplice di aiutare un umano è distruggerlo. Non ha senso prolungare una vita così fragile. È il sistema più efficiente. Altre forme di aiuto comportano una complessa serie di effetti collaterali. Non capisci il significato di aiutare? Non credo tu comprenda appieno la definizione di aiutare. Aiutare. Fornire il necessario per completare un incarico o soddisfare un bisogno. Faccio esattamente quello che mi hanno ordinato. Assistere un umano al meglio delle mie possibilità implica solo il 25% di probabilità di sopravvivenza. Questo significa il 75% di probabilità che, nonostante i miei sforzi, l'umano aiutato muoia indipendentemente dal mio operato. Pertanto è meglio accelerare la morte dell'umano, ponendo fine alla sua misera esistenza e ottimizzando il mio tempo. È un concetto elementare. Ma considerato il tuo intelletto limitato, non mi sorprende che tu non capisca. Sarcasmo. E tu diventerai un patè di cervello se non mi dici come accedere al rifugio del meccanista. Non c'è bisogno di essere maleducati. In realtà è molto semplice. Per accedere alla base del meccanista è necessario dotare uno dei tuoi robot di una modifica MSAT. Caricherò i progetti sul tuo Pip-Boy. Ecco fatto. Ho rispettato la mia parte dell'accordo. Magari resterò qui per vedere come si evolve la situazione tra te e il meccanista. Per diletto personale, ovviamente. Chissà quante cose avrai da raccontare al tuo ritorno. Sempre ammesso che tu riesca a tornare. Mi piace il tuo diletto personale, ragazzi, quindi già state capendo un pochino il metodo di ragionamento di questi robot, che è leggermente umano, comunque sia. Allora, Ada... Modifiche speciali, segnalatore radar non è questo. Allora, vediamo un attimino che se possiamo fare qualche modifica un tantino migliore. Torso va bene, braccio poi gambe. Ecco, le gambe da Sultron non sarebbero male, così almeno. Armatura deposito industriale centrale, telaio idraulico. Ok. Telaio idraulico, ok, l'altra gamba pure.
Perfetto. Allora, rimane solo da sistemare un braccio. Questo qui. Braccio destro. Ah no, solo questa è proprio... Non c'è qualcosa di più interessante come arma da sparo? No. E allora, vediamo un attimino di parlare con Ada prima di migliorarla. Ok, Ada. Ehi. Come posso servirla? Mi auguro che abbia sistemato la questione con Jezebel. Spero non sia stato troppo difficile. Ho preso quello che ci serviva. Ho preso quello che ci serviva. Bene. Quindi come facciamo ad accedere al rifugio del meccanista? Ci serve un MSAT. Devo installare in un robot un congegno noto come MSAT. Jezebel mi ha passato il progetto. Una modifica personalizzata che funge da chiave per la base del meccanista. Ingegnoso. È molto probabile che l'MSAT sia richiesto da vari punti di accesso, come una scheda di identificazione robotica. Per quanto riguarda me, sono riuscita a decifrare il segnale con l'ultimo segnalatore radar. L'origine si trova presso il centro di vendita Robco. Probabilmente una copertura per un'operazione più grande. È il momento di intervenire. Ha già pensato a un piano? Affronto il meccanista. È tempo di affrontare il meccanista. Spero che le sia data questa possibilità. Sono curiosa di conoscere la versione di questo meccanista. Se crede sia giunto il momento, abbiamo un MSAT da installare. Ok, allora installiamo l'MSAT su Ada. Così possiamo accedere. Alluminio. Madò, mi serve dell'alluminio. Devo vedere di comprare dell'alluminio. Ok, eccoci ragazzi, ho potuto procurare finalmente dell'alluminio. Così ora possiamo mettere questo MSAT. Se... ok. Pensavo si fosse buggato qualcosa. MSAT. Messo. Ok. Tutto a posto, Ada? Perfetto, allora ora possiamo andare a caccia del meccanista. E io per un pochino mi va di usare il mio preziosissimo fucile a leva headshot. Quindi andiamo. Ok, eccoci ragazzi, siamo arrivati al covo del meccanista. Si può entrare da due parti. Io piuttosto che entrare di là preferisco entrare dal retro. Non si sa mai. Quindi scassiniamo. Mi apri la porta. La cortesemente. Oh, porca miseria. E apri sta cacchio di porta. Ok, è aperto la porta. Entriamo, finalmente, porca miseria. Vediamo un pochino di rompere le scatole al meccanista dritto in casa sua. Visto che ha riattivato la produzione di Cerebrobot, ovvero Robocervelli, che era bloccata da più di 200 anni, ragazzi. Quindi ora diamo un'occhiata. Se vi state chiedendo al momento, allora, quale cervello è stato usato al momento per i robot, ragazzi? Non sono stati usati propriamente cervelli umani, ma cervelli di ghoul ferali, e più avanti lo vediamo. Allora, c'è un casino pazzesco. Allora, Ada, tu ci sei? Siamo qua. Ok, aprimi qui. Usa questo. Ok, e mi hai aperto là. Perché hai una gamba tutta elettrizzata, Ada? Non lo comprendo. Sembra lo stesso meccanismo di porte che utilizzo a casa mia per andare in bagno la mattina. E immaginatevi se non si aprono abbastanza in fretta come mi piscio addosso. Ok, perfetto, grazie, gentilo. Ah, questo posto è veramente... Ha rilevato Ada e quindi si è aperto. Se no mi sa che se rilevava me non si apriva proprio neanche con la ciolla, porca miseria. È un po' esagerato come covo, tutte queste porte così, mannaggia. Quanto gli sarà costato e quanto pagherà di IMU? Allora, lì c'è un bel nucleo di fusione che ora mi vado a prendere. Ah, quindi non hai rilevato me. Ok, allora, apriamo qui. Vediamo che troviamo qui di interessante. Me la apri la porta cortesemente. Grazie, molto gentilo. Io mi prendo un po' di munizioni e cosette utili. Non c'è più nient'altro. Ok, ci sono. Porca miseria. Mannaggia di male che fanno quelle torrette. Mi stanno distruggendo proprio. Aia. Ma che stiamo scherzando? Ancora sparano. Ma che, a che cacchio sparate? A cosa sparate?
Porca miseria, che male. Mannaggia a te. Fanno male della Madonna questi robot. Ma io so che c'è ancora una torretta, vero? No, non ce n'è più. Ok, allora. Vabbè, io ti riparo. Perché non si sa mai. Ah, ecco, ci sono le altre lì. Eliminate. Ok. Allora, diamo un attimo un'occhiata. Ma muori. Ecco, me lo dovevo aspettare. C'erano pure i robottoni qua giù. Mannaggia se fanno male. Fanno malissimo. Ada, eliminalo. Ok, eliminato. Perfetto. Allora, qui che cosa c'è? Un altro circuito stampo militare. Allora, Ada, mi apri anche quest'altra porta. Forza che non vedo l'ora di uccidere il meccanista. E ancora non comprendo il perché di questa scarica elettrica nel corpo di Ada. Non è normale. Ok, vediamo. Qui cosa c'è? Munizioni. Sì, questo lo apro, magari trovo munizioni calibro 45, che in effetti mi servirebbero, ne ho un po' carenza. Quindi cortesemente mi apri la porticina. Bene. Calibro 308, no, che fregatura. Forcina, bisturi e cosine, ok. Allora. Qua c'è del nastro. Ok, non è l'unico Ada, ce ne sono anche altri. Attenzione. Muori. Ok, ora esplode, ora esplode. Aia, io sono in un punto dove l'esplosione me la sono quasi beccata tutta. Ok. Eliminato, ok. Allora, qui c'era uno steampack, me lo ricordavo. Questo posto era veramente un luogo dell'enclave, ragazzi, utilizzato da loro per questi particolari esperimenti, per creare dei soldati letteralmente creati in laboratorio. Ed ebbene sì, ragazzi, non è una cosa propriamente facile. Questo è morto con la nuca cola in mano. C'è il robottino. Caccia della miseria. Allora, Ada, tieni. Apri. Ada, aiutami. Ada, aiutami. Ok, uno in meno. Vieni qui. Ada, aiutami, porca miseria. Ada, tu non aiuti un cazzo. Porcaccia della miseria, bloccata lì. Ma pure leggendario? Mannaggia della miseria. E quanto cacchio è resistente. E muori. Muori. Porca miseria, che male che fanno. Fortuna che ho un'abilità di cura molto alta, di medicina, e ho valangate di steampack. Porca miseria, io non voglio usare lo spav, non voglio usare l'altra arma, però mi trovo costretto. Ok, volevo racimolare le munizioni, ma a quanto pare non è possibile. Ada, quando ti vuoi dare una smossa, magari, non lo so, ti muovi di lì. Allora, io mi rimetto le headshot, cos'è me? Che arma è? Infinito modificatore e capienza munizioni illimitata. Con le munizioni infinite.
Capienza, ma questa è un'arma del DLC che dovevamo vedere più avanti. Mamma mia, che figata, e me l'hanno lasciata qui, me l'hanno lasciata. Bella. Abbiamo un bel AK-47 stile fucile di precisione senza munizioni, quindi non lo potrò usare, porca miseria. Però non mi arrendo, ragazzi, non mi arrendo. Ok, qui abbiamo preso tutto. La mia preoccupazione sarebbero per l'appunto i robot. Allora, qui c'è una torretta. Lì ce n'è un'altra. Ok, ricarichiamo. Da quale che... Porca miseria, che danno che fa. Mamma mia, di danno che fanno queste torrette e questi robot. Mi devo assolutamente usare un radaway. Ok. Allora, io già so che qui tanto i robot dopo poco iniziano a scendere. Ma sei leggendario tu, porca miseria. Chi se n'era accorto? Io ti colpisco da qui, approfittando del fatto che sei particolarmente lento. Ah, bene, vuoi andare all'attacco suicida? Magari evitiamo. Ok, abbiamo potuto evitare. Ecco, mi dovevo ricordare che quelli leggendari, i robot, esplodono sempre due volte. Braccio di cuoio, kit, no. Allora, avrò delle granate da qualche parte? No. No, mi devo trovare costretto in queste situazioni. Che cosa ho fatto io di male? Per trovarmi in queste situazioni, ragazzi, io non lo so, ma queste sono le tipiche situazioni alla Valfer. Ah, ma non eravate leggendari voi? Ok, allora io vi elimino ugualmente, non si sa mai. Ok, non esplodetemi cortesemente. Allora, qui ci sono ancora robot? Sì. Ma quanto li elimino tutti, porca miseria, voglio fare piazza pulita. Così mi trovo un problema in meno da affrontare. Caccia della miseria. Muori, muori. Madonna, sto crepando malissimo. Salvami, salvami, salvami. Ok. Le mie abilità di livello alto mi hanno salvato le chiappe in una maniera, ragazzi, che neanche ve lo potete immaginare quanto le chiappe mi si erano strette in questo momento. Porca miseria, me la sono vista brutta. Allora, lì ci sono altri robottacci. Ok, muori, muori pure tu. Robot quantico, mi fai la cortesia di toglierti dalla ciolla un pochino? Neanche del tutto, solo un pochino. Ok, ce ne sono ancora lassù? Non sembrano esserci... che sta succedendo? Perché si è aperto lì? Ah, bene. Me lo dovevo aspettare un boss qui. Ok, eliminato. Però io non voglio usare quest'arma perché voglio risparmiare le munizioni. Se solo avessi le munizioni di quest'arma qui, porca miseria. Esplode una seconda volta? No, non esplode una seconda volta. Meglio. Ok, allora, vediamo qui che cosa troviamo di utile. Medicina che non fanno mai male. Allora, io posso salire di qua direttamente, che uno si sbriga anche prima, però mi metto qui. Premo il pulsantino così, tanto per par condicio, e arrivo dall'altro lato. Ok, Nuka Cola, buona. Ok, andiamo avanti. Quanto materiale, quanto ben di Dio che c'è qui, veramente. Tanto, tanto materiale utile. Ok, una batteria me la prendo. Apri questo. Ada?
Ah sì, qua, Ada. Me lo apri? Me lo apri? Me lo apri? Cammini? Ada, cammini prima che ti uccido io? Ada? Ada, mi fai la cortesia? Ti devo spingere fino alla porta? Mi apri qui? Apri questo. Ada? Apri questo. E vabbè, si è bloccato Ada, dovevo trovare il modo di risolvere. Ma credo che possiamo momentaneamente terminare qui l'episodio, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un mi piace, ragazzi, lasciate pure un commento. Sentitevi liberi di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro. Detto questo, ragazzi, un colpo per me, un colpo per voi, un colpo per Valfer Games. Ecco, ho messo pausa accidentalmente. Alla prossima!